motivazione per cui siete qui? Allora, Sentinelle in Piedi è una comunità che è nata da qualche mese, che manifesta così pacificamente in piazza a sostegno della famiglia tradizionale, perché oggi gli attacchi verso quella che è la famiglia tradizionale, che è fatta da uomo, donna, Dio piacendo figli, è sotto l'attacco. Noi non vogliamo reprimere alcuna libertà sessuale, perché ognuno nel suo privato è libero di amarsi come meglio crede, però assurdità del tipo di riconoscere da parte dello Stato unioni civili non deve esistere, perché una famiglia etero, un uomo e una donna, quando vanno a contrarre matrimonio, sia esso civile sia esso religioso, stringono un patto con lo Stato, e quel patto qual è? La continuazione della nazione, che sono i figli. In questo una coppia omosessuale non può esistere. Vi hanno definito poco fa razzisti, omofobi, cosa ne pensate? Eh beh, assolutamente, noi è un'accusa che respingiamo, perché difendere la famiglia tradizionale non può assurgere al razzismo. Cioè, una cosa che il razzismo che cos'è? Il razzismo è l'esaltazione di una razza rispetto ad un'altra. Qui stiamo difendendo la famiglia tradizionale. Non vedo su cosa si possa appoggiare una simile definizione di razzismo. È omofobo? Omofobo è un termine che è stato coniato appositamente nell'ultimo periodo per infangare quelli che la pensano come noi, quelli che sono fedeli alla famiglia tradizionale. Omofobo, io non ho paura di nessun uomo. Omofobo significa avere paura dell'uomo. Io non ho paura di nessun uomo. Spiegatemi il senso di questo termine, spiegatemi perché la comunità europea deve imporre l'educazione gender nelle scuole, mi spiegate questo? Mio figlio deve essere educato prima in tutto e per tutto dalla propria famiglia, dai propri genitori. L'educazione sessuale nelle scuole è altra cosa, non è l'educazione gender. È risaputo che da qualche mese anche in Italia, nelle scuole del nord, girano opuscoletti con la complicità di alcuni dirigenti scolastici per iniziare a indottrinare nelle scuole l'educazione gender. Noi diciamo no. No e ancora no all'educazione genere nelle scuole, no all'omofobia, no al razzismo, perché noi non abbiamo niente di razzismo, noi difendiamo la nazione, la famiglia tradizionale, il nostro popolo, la nostra identità. Basta, questo è tutto. Poi volevo dire un'altra cosa, si deve notare la compostezza delle sentinelle rispetto ai manifestanti che hanno persino invaso l'area a noi riservata. Con urla e altro, che non serve assolutamente a nulla. Noi siamo qui a manifestare pacificamente. Questo è il nostro spazio, sono venuti loro qui a manifestare il loro pensiero in maniera incivile, anche e offendendo. Per fortuna noi non rispondiamo a certe provocazioni, perché non ci interessa nulla. Noi siamo qui a sostegno della famiglia tradizionale.